Grazie Presidente, volevo porre in esordio una domanda proprio a lei, in realtà era indirizzata precedentemente al Presidente Di Vito su quando eventualmente possono intervenire i vertici di Pharmacup che sono stati ovviamente invitati a questo consiglio straordinario. Insomma, quindi è chiaro che aspettiamo anche un loro intervento dopo aver ascoltato gli assessori competenti per materia e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, perché per avere un quadro completo io credo che vadano ascoltati, è stato invitato anche credo il collegio sindacale o una rappresentanza del collegio sindacale di Pharmacup, per cui sarebbe poi eventualmente il caso di ascoltare anche dalle loro voci una rappresentazione dell'azienda così come in questo momento diciamo sta vivendo e operando. Di poche cose sono certo, perché credo che l'incertezza poi ispiri sempre i migliori comportamenti da parte di tutti, perché lo studio, la ricerca, insomma capire i fenomeni è sempre una cosa opportuna, però di questa cosa io sono abbastanza certo, di quella che sto per dire. Vorrei dire che di tutti gli argomenti che abbiamo trattato in questo consesso, forse quello di Pharmacup è quello che ha unito di più quest'Aula trasversalmente tutte le forze politiche, forse con qualche differente sfumatura, ma con una chiara ottica che accomuna credo tutte le forze politiche, tutti e 48 i consiglieri. Pharmacup, lo ha già detto il collega Fassina, insomma, se c'è bisogno insomma di ribadirlo lo faccio anche io. Gestisce 45 farmacie all'interno del territorio in luoghi dove chi fa impresa nemmeno penserebbe lontanamente di aprire una farmacia. Perché? Perché chi fa business ovviamente pensa non solo a far quadrare i conti, no? Ma anche a, se lavora, a produrre qualcosa per se stesso. Pharmacup non ha un indirizzo prettamente commerciale, vale a dire sì, gestisce, perché le farmacie sono delle attività commerciali, comprano materia e vendono materia, no? Quindi comprano a un prezzo, vendono a un altro prezzo e con quello che ricavano mandano avanti diciamo tutta la struttura. Quando una farmacia si trova in zone particolarmente difficili, le nostre periferie, quelle no, che poi tornano sistematicamente alla ribalta quando i 5 anni stanno per scadere, no, e poi nelle popolose periferie si va a cercare il consenso. È brutto dirlo, no, quando stiamo parlando di una realtà come Pharmacup, però questo purtroppo accade. È abbastanza fisiologico nella politica, o almeno nella politica tradizionale, insomma, forse su questo punto di vista magari qualche cosa doveva e poteva cambiare. Chiudo la parentesi, l'off topic come si dice in rete. Quello che voglio sottolineare è che la vocazione di Pharmacup non è quella di fare business, ma è quella di portare servizi. È un'ottica completamente diversa da quella che comunemente si potrebbe avere immaginando un'attività commerciale che apre in un qualsiasi luogo, benché si tratti di farmacie, insomma, che ovviamente vendono o comunque forniscono dei servizi che rispetto ad altre attività commerciali ovviamente hanno degli scopi più nobili. Scopi nobili che in questo anno Pharmacup, è stato già detto anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ha supportato in modo egregio, perché quando in zone senza, veramente lo dico con tutta la simpatia per chi abita, no, in queste zone un po' più complicate della città, perché quando una farmacia, non so, a Corviale fornisce un certo tipo di servizio, non sta vendendo medicinali, ma sta dando qualcosa di più alla popolazione, a quella popolazione che è un po' più in difficoltà rispetto ad altra. Quindi
che ci sia lontanamente la possibilità che questo tipo di servizio non venga più fornito ai cittadini romani, questa è una preoccupazione seria. E ritornando al discorso che facevo in esordio, vale a dire il fatto che c'è una posizione trasversale all'interno di quest'Aula su Pharmacup dei 48 consiglieri, vuol dire che 3 milioni di romani stanno dicendo all'esecutivo, alle METI, che rappresenta ovviamente per competenza l'esecutivo in questo, assessore, Pharmacup devi trovare la soluzione, no, per fare tutta quella serie di cose che ha detto Fassina, sta dicendo Terranova, probabilmente dopo dirà De Priamo, Pelonzi, non lo so chi altro interverrà su questo argomento. Su questo siamo stati chiari sin dal primo momento. Io ricordo una prima commissione fatta a settembre 2016 su Pharmacup insieme alla collega Catini, forse era una prima congiunta commissione bilancio, commissione politiche sociali, in cui andammo a raccogliere, ovviamente perché eravamo appena arrivati, quindi molte cose non le conoscevamo, a raccogliere quello che anche informazioni su cosa facesse Pharmacup nel dettaglio, perché tutti conoscevamo quelle che prima erano le farmacie comunali, le magari classificavamo da comuni di cittadini semplicemente farmacie del comune, ma insomma non capivamo quello che c'era dietro dal punto di vista del supporto ai cittadini in termini di servizio. Le paragonavamo ad altre realtà, ad altre farmacie private, eccetera. Quindi, se 3 milioni di romani oggi stanno ribadendo questo, evidentemente sono successe due cose. Non abbiamo fatto, e uso l'abbiamo perché ovviamente essendo un consigliere di maggioranza sento forte la responsabilità, non abbiamo fatto abbastanza, perché se dopo 5 anni stiamo parlando dei problemi di Pharmacup, evidentemente un po' di autocritica, no, guardiamoci negli occhi, facciamocela, perché una sana autocritica normalmente, no, pone le basi per fare meglio da domani. Queste cose ce le siamo già dette, è vero, però siamo costretti a ridircele, e finché ce le diciamo, vabbè, il problema è quando non ce le diciamo più. Io oggi mi sento di doverle dire e sottolineare nuovamente. Quindi questa è la prima cosa, non abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo commesso degli errori? Sì, abbiamo commesso degli errori. E questo, no, io sento sempre narrare la perfezione da molte parti. Invece rappresentare ed essere consapevoli degli errori fatti, anche qui, è la soluzione per porre le basi per A, non commetterli più, B, trovare le soluzioni. E questo è l'altro aspetto fondamentale. Abbiamo presentato un ordine del giorno, credo che ogni forza politica qui rappresentata oggi ne abbia presentato uno. Non abbiamo utilizzato il ciclostile, vecchia, no, modalità di produrre le copie, ma io credo che sostanzialmente diciamo tutti le stesse cose. Non è tollerabile quando ci siamo dati il mandato di mantenere pubbliche le società partecipate di Roma Capitale. Non è tollerabile quindi andare verso altre soluzioni. Non è tollerabile quando stiamo dicendo per realtà ben più complesse ai romani, guardate, facciamo uno sforzo per mantenere pubbliche le società partecipate di Roma Capitale, sforzo che a voi romani nel tempo avrà anche degli effetti, perché sono sempre i romani, i cittadini di Roma, che poi risolvono materialmente i problemi col loro contributo giornaliero in termini di, no, tasse che pagano, di emolumenti che vanno a Roma Capitale, che non siamo solamente noi con le nostre decisioni, che poi ricadono sempre su di loro. Allora, in conclusione, perché evito di rifare, no, la storia di fare la storia di Pharmacup, che è presente all'interno dell'ordine del giorno,
stipendi, o meglio, servizi, stipendi e salvaguardia dei posti di lavoro. Questi sono tre capisaldi imprescindibili, assessore. Tra le altre cose, i bilanci e il piano di risanamento a luglio e novembre credo fossero già pronti. Novembre il piano di risanamento perché credo che abbia avuto una riedizione. Se abbiamo perso del tempo ulteriore o qualcuno ha perso del tempo, beh, questo tempo va recuperato. E io vorrei da lei un impegno preciso, perché c'è una prima scadenza che bisogna rispettare e so che troverà la soluzione. A fine marzo gli stipendi ai dipendenti di Pharmacap vanno pagati integralmente, senza mettere in difficoltà famiglie che contano su retribuzioni anche relativamente basse e a cui non possiamo togliere quello che serve loro per vivere. Perché questo non è il momento in cui un'amministrazione come la nostra, che ha certi principi e si basa su certi principi, si può permettere di lasciare senza reddito e senza le risorse necessarie per vivere e far vivere la propria famiglia 350 dipendenti di una società importantissima per Roma Capitale. Stiamo investendo molto su questo, assessore. E quindi io le chiedo di darci una parola di rassicurazione in chiusura, quando spero vorrà intervenire dopo i nostri interventi, per dire che su questi punti lei prende un impegno, ovviamente a nome della Giunta e della Sindaca, per garantire ai 3.000 cittadini, ai 3 milioni di cittadini romani che glielo stanno chiedendo, che Pharmacap sarà salvata, sarà un'azienda che continuerà a fornire servizi ai romani, che i dipendenti avranno i loro stipendi e che i fornitori verranno pagati. Grazie.